Via i lavori in Via Italia a Pirri dureranno un anno, primo mese, in collaborazione con l'ARST per mettere i nuovi binari, però intanto i primi tratti dei collettori. Francesca Annibali, commerciante di Via Italia, lavori attesi, ma ci sono anche preoccupazioni o no? Molte preoccupazioni, perché è giusto che si facciano i lavori. Quello che non è giusto è che fine fanno, non lo so quanti siamo, tutti questi imprenditori che perderanno l'avviamento, ma dovranno continuare a pagare tasse. Nessuno li rimborsa, almeno un minimo di sostegno, perché qui noi dobbiamo chiudere i battenti e andare via. Questo non ci rimane. Per il tempo dei lavori? Per il tempo dei lavori, perché un'attività ha un avviamento. Se la gente comincia a pensare, qui non si può passare, perché qui va in altri posti, quindi è importantissimo sapere come andranno a finire, quanto tempo ci vuole. Perché in totale dal comune hanno detto un anno. Intanto il primo mese riguarderà un breve tratto di Via Italia, auto, pullman gireranno per Via Duca di Genova e poi ritorneranno quando sarà già quasi Monserrato. Sì, però ci sono delle attività come la mia che hanno bisogno di fare scaricare articolati. E come passano in queste zone? Si può passare, molta gente viene, non trova già parcheggio in altri tempi per prendere ciò che gli occorre dal mio negozio. Io non so come faranno. Sì, è vero, lasceranno a tratti, ma a tratti vuole dire uguale come chiuso tutto. L'alternativa però quando piove è finire più o meno sott'acqua. Sì, è solo per quello, ma infatti io non sto dicendo che i lavori non devono essere fatti. Sto dicendo che ci sono delle leggi che rimborsano i commercianti per le perdite o almeno per le principali spese come la Tari, tutte queste spese che riguardano il comune, che invece non vengono prese neanche in considerazione. Quindi insomma lei chiede personalmente dei ristori? Dei ristori, sì, chiedo almeno dei ristori. Chiaramente non sono sola, perché ho parlato anche con tutti gli altri. Quindi Salvatore Azzori, storico pizzaiolo, di Via Italia quasi alla fine partono i lavori. Sì, ci hanno assicurato che non ci saranno disagi più di tanto, ma noi essendo consapevoli che questi lavori andranno fatti per i disagi che abbiamo di allagamenti, io ho avuto 3 alluvioni, ho perso un sacco di roba e il comune ha detto che purtroppo i lavori erano da fare. Mi sono dovuto mettere la paratia, perché ogni due volte che ho avuto le alluvioni ci ho perso tutto. Perciò adesso, arrivati a questo punto, sono da fare. Qualche suo collega che abbiamo già sentito ha detto, però chiediamo certezze nei tempi, perché il primo tratto adesso insieme all'Arse si parla di un mese. Ho sentito una signora che stavano mettendo i cartelli, ha detto quante settimane, ha detto no signora, saranno mesi. Allora, un mese la prima tranche di lavori, poi altri 11 mesi per tutta Via Italia. E poi tra i suoi colleghi c'è chi dice il comune però ci garantisca dei ristori per gli incassi che non faremo. Così ci hanno detto, però dice che dobbiamo mettere avvocati, che dobbiamo mettere delle persone competenti per far valutare in caso ci siano perdite, mancati introiti, ma su quello non te lo so dire. Lei sarebbe disposto? Se ci mettiamo d'accordo tutti, io sarei disposto. Quello che mi auguro che come hanno detto, sono le due vie principali, Viale Marconi e Via Italia, per l'accesso a Cagliari, che non andrà chiuso del tutto. Sempre un lato lo lasceranno aperto. E poi certezza sui tempi, mi pare di capire. Speriamo. Che se hanno detto che sono 6 mesi, che siano 6 mesi, che non la finiamo come Viale Trieste, che dopo 6 mesi hanno dovuto chiudere tutte le attività. Mi auguro di no. Sempre i problemi legati al traffico, comunque la lentezza dei lavori dove i tempi sono stati più lunghi. Io una cosa solo, mia figlia è andata alla riunione l'altro giorno e gli hanno detto che non ci saranno i disagi che la gente sta immaginando, che sarà tutto chiuso, che non ci potrà passare neanche sui marciapiedi, mi auguro di no, solo quello dobbiamo sperare.